Dopo c'è l'economia, c'è il lavoro, e quel lavoro, quell'aspetto che oggigiorno viene sempre più compromesso. L'aspetto ambientale da una parte, l'aspetto, le difficoltà, la crisi che questo può comportare a livello biomarino, ma soprattutto la crisi sociale, la crisi poi lavorativa, economica che ne deriva da esso. Attenzione, ho sentito alcune parole che si è detto, ci sono dette. No, bisognerà, no, bisogna agire domani, oggi, domani, perché le deroghe vanno e devono essere fatte, costi quel che costi, utilizzando strumenti leciti e, scusatemi, anche illeciti, se vogliamo dirlo. Perché questa è una guerra impari. Siamo di fronte a una specie alloctona, aliena, che non ha rivali in natura. E di fronte a questo scenario, se non vogliamo che anche il turismo, e ripeto, il turismo, che è la prima industria del nostro Veneto, dai 72 milioni ai 75 milioni di presenze annuali, di circa 35 milioni che si riverberano poi sulla balneazione, rischiamo che quest'anno, gli ultimi video di questa mattina, su un bilancione fatto a pochi metri dalla riva della spiaggia, andiamo a fare il bagno, la balneazione con gli stivali di gomma, o forse anche con tutte quelle belle grosse, perché rischiamo proprio di non fare più il bagno. E questo vuol dire veramente mettere in ginocchio poi anche un aspetto legato al turismo e alla balneazione. Allora, attenzione signore, altro che Bolkestein poi dopo le balneare, delle concessioni. Se non daremo neanche più la possibilità di poter andare a fare il bagno e avere la possibilità appunto di utilizzare un comparto importante, la prima industria del Veneto che è il turismo, e poi tutto il mondo dell'enogastronomia e quant'altro deve essere lì. Allora, per dire. Io non voglio tanto tirare, adesso siamo tanti interlocutori, io voglio proprio andare al cuore, al centro della richiesta che voglio porre l'attenzione. Ed è quella che noi abbiamo bisogno di pescare con qualsiasi strumento, cercare di rompere quella catena biologica, alimentare che si accinge tra le femmine e i maschi, in modo tale da interrompere questa catena quando le femmine vanno fuori mare a deporre le uova. Ecco, questo ci permetterebbe di interrompere questo scenario e di riuscire a creare quell'habitat di ripopolamento delle nostre vongole, delle nostre baie, delle nostre realtà lagunari e quant'altro. Perché se non facciamo questo, signori, stiamo perdendo solo che tempo. Se pensiamo di andare con la retina o andare nell'ambito sempre della sostenibilità con degli strumenti che dobbiamo tuttora ancora inventarci. Non siamo ancora in grado di capire quali sono gli strumenti per poter difendere la semina sulle nostre lagune, non ne andiamo fuori. Abbiamo bisogno di pescare, fare una pesca importante, a strascico, sì, una deroga, un mese, 15 giorni, 2 mesi, lo facciamo nell'interesse generale del sistema biomarino, perché qua rischiamo veramente di non avere più nessuna specie. Le vongole non è questione che non si pescano più, è questione proprio che non abbiamo più prodotti derivante dalle realtà biomarine dei nostri territori. E oggi è la parte più importante, l'Adriatico, domani sarà il Tirreno, domani sarà il Mar Ionio o quant'altro. Dunque rischiamo veramente sugli 8 milioni di chilometri della nostra Italia di non avere più risorse importanti nel nostro territorio. Attenzione, attenzione, perché questo si innesca un meccanismo, oggi ripeto la pesca, domani può essere il turismo. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.